Il castello di Belgioioso, celebre dimora viscontea risalente al XIV secolo, ospita la mostra antologica dell'artista Ivano Fabbri, una raccolta di 50 opere che riassumono gli ultimi 15 anni di attività dell'artista. È quasi paradossale parlare di un percorso antologico nell'arco di 15 anni. Eppure, le trasformazioni interne a questa ricerca sono tali da indurre uno sguardo prospettico molto lungo. Ci stiamo trovando nell'ultima sala della mia mostra al Castello di Belgioioso. Questa è la sala dei volumi. In questo momento mi trovo sotto a un'installazione, il cui nome è L'altro forte, costruita nel 2016 ed è andata in un progetto di cui faceva parte anche il Mar di Rovereto, in un forte a 1200 metri, dove nella guerra del 15-18 i fanti italiani difendevano le linee italiane dai tedeschi. Questa installazione è formata dalla parte esterna, che è tutto ferro corten, e la parte centrale invece c'è questo basamento che fungeva da supporto per una mitragliatrice e questo volume, questo cubo che squarcia la costruzione che vediamo e si va a conficcare dentro al supporto della mitragliatrice. Nelle opere in acciaio i piani si moltiplicano, aprendosi intagli, torsioni, luci, producendo una spazialità interna in cui persino il colore emerge come un fondo improvviso e illimitato. Fabbri incarna uno degli aspetti più rilevanti del contemporaneo. Il tempo rallenta a dismisura la sua dimensione orizzontale, per verticalizzarsi in un ampio stato sincronico in cui il senso, l'opera, cerca di emergere da una massa che tende al caos e all'indifferenziato.